Buona serata, buon giovedì, ben ritrovati come di consueto con Velo, la rubrica di TV6 interamente dedicata al mondo delle due ruote. Siamo nel bel mezzo degli europei oggi, ieri una grande giornata per l'Italia, medaglia d'oro nel relais, oggi invece medaglia d'argento con Filippo Ganna. È una straordinaria medaglia, ci mancherebbe, però la vittoria di Kung un po' di amarezza ce la lascia, perché stavamo già assaporando un altro oro. Vedremo come andrà la corsa in linea della nazionale azzurra di domenica, ovviamente europei che si corrono a casa nostra, quindi chiaramente la gioia sarebbe doppia qualora arrivasse un successo. Poco fa, nel pomeriggio di oggi, per chi ci segue in diretta, presentazione dell'edizione numero 74 del trofeo Matteotti, il prossimo 19 settembre ovviamente a Pescara, sulle strade di Pescara e di Montesilvano. Poi ascolteremo anche le voci di questo pomeriggio. Le voci che ho invece in studio barra in collegamento ve le presento subito. Ovviamente l'ideatore della trasmissione, Luciano Robottini. Ciao Luciano. Buonasera Jacopo e buonasera a tutti. Ben ritrovato, così come ben ritrovato all'ultimo vincitore abruzzese, vero, del trofeo Matteotti? Sì, è vero. Ruggero Marzoli, ciao Ruggero. Buonasera, buonasera a tutti. Dal 2005 non vinciamo un Matteotti da 16 anni, e quindi insomma poi vedremo anche quali sono gli abruzzesi in gara, perché insomma te magari sotto sotto speri che qualcuno ti tolga lo scettro, no? No, no, no. Lo cederesti tranquillamente? Ma dietro le quinte ti ho detto: guarda, sarei contento che lo vincesse un abruzzese, e ho fatto anche un nome. Vabbè, poi ce lo fai. Poi ce lo fai. In collegamento, gli faccio i complimenti, perché ieri sera nella chat, tra un boccone e l'altro, tra foto di gente che mangiava, Riccardo Magrini, ciao Riccardo, mi aveva detto: attenzione ragazzi, domani occhio a Bisseger, non ha vinto, non ha fatto secondo e non ha fatto terzo, ha fatto quarto, ma davanti aveva tre fenomeni. Ciao Riccardo. Ciao, buonasera a tutti. Sì, ma sono cose, sono casuali Jacopo, sono cose... mica tanto. Mica tanto. Adesso ho capito perché sei in testa al Fanta Cycling. Adesso si spiegano molte cose. Grazie a chi ci seguirà anche questa sera. Ovviamente potete interagire con noi se lo volete, ci mancherebbe, al 392-623-7060, WhatsApp o SMS. Oppure potete seguirci in diretta streaming. Eccola, la pagina di Velo e anche quella di TV6. Stessa diretta, ma le dirette sono tre, perché c'è anche la diretta Instagram. Per chi a Instagram e ci segue, tv6.official, può seguire la diretta anche lì. Noi ci fermiamo per la pubblicità, questi sono i temi, tra poco parte Velo numero 28.
Marcone Biker. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Gaglioti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliotiricambi.com per saperne di più. Di nuovo una buona serata e ben ritrovati con Velò, una giornata questa che ci ha regalato una medaglia, quella d'argento di Pippo Ganna nella prova a cronometro degli europei di Trento. Ieri era arrivata una medaglia d'oro, come detto nell'anteprima, tra poco ne parliamo, ma e vado da Riccardo, perché Riccardo questo è un settembre, insomma, come concentrato come mai di appuntamenti, è probabilmente il mese chiave della stagione. Beh, diciamo che è come quando ci sono i fuochi d'artificio, l'ultimo fuoco è quello che, insomma, fa più rumore, quello più spettacolare, e ci aspettano diverse corse, un bellissimo finale di stagione. E stiamo vivendo, diciamo così, l'epilogo della stagione. È stata una stagione molto bella, quella degli europei è una bella rassegna organizzata bene, con un ottimo parterre di partecipanti alla cronometro quest'anno, a differenza degli altri anni. Noi ci stiamo comportando molto bene, devo dire che oggi sono rimasto piuttosto male perché ci sono rimasto male perché all'intermedio Ganna aveva un vantaggio non esagerato, però si sapeva erano quelli gli uomini che doveva battere. Bisseger non ha mancato il podio per 4 secondi, tanto per dire che pensavo che facesse una bella cronometro. Per i sorpassi, come in Formula 1, perché ha trovato Admiral, il francese che gli partiva davanti, proprio nel momento delle curve, e chiaramente lì in studio hai due corridori, sai quanto si può perdere in condizioni di quel genere, nel finale dove c'erano da affrontare delle rotonde, delle curve abbastanza decisive. E peraltro in quella finale Evenepoel probabilmente non avrebbe preso il secondo posto, però poteva essere un po' più vicino a Pippo Ganna, però l'ultima curva proprio, quella a gomito, l'ha fatta non proprio benissimo, dai. Sì, neanche Ganna, se devo dire, perché anche Ganna non mi è piaciuto nell'ultima curva. Io, sai, a perdere un secondo è proprio un secondo. Cioè, sì. Proprio, si gioca... Non pensavo che comunque Kung facesse un finale di quel genere, e quindi noi eravamo già quasi in piedi sulla poltrona, sulla sedia di commento, perché pensavamo che, insomma, Filippo ci regalasse un altro oro. Niente di che, io avevo espresso dei dubbi sul fatto che lui
avesse partecipato al relay il giorno prima, vincendo la medaglia, grazie soprattutto sia a De Marchi che a Sobrero, ma soprattutto le ragazze, perché le ragazze sono andate veramente sì, molto forte. Non mi aspettavo appunto che perdesse poi di 7 secondi. Ha perso bene, è andato fortissimo Kung, che realmente questo è stato in cronaca forse un difetto nostro, perché l'arrivo è sempre, finché non arrivano e tagliano il traguardo è sempre, bisogna sempre stare un po' moderati, però non ce l'avevano mai inquadrato, comunque ce l'hanno inquadrato poco Kung durante la prova, sono rimasti quasi sempre su Filippo Ganna e su Evenepoel, e questo ci ha tratto un po' in inganno, nonostante i tempi di rilevamento ci dessero appunto un Ganna superiore a Kung. Comunque è stata una bella cronometro. Ganna ha ammesso nella dichiarazione del dopo tappa che forse ha risentito, addirittura ha detto che già nel riscaldamento non si sentiva perfetto. Ha detto lui, non lo dico io. No, ha detto mentre facevo i rulli già sentivo sensazioni non ottimali. Questo intanto è il momento in cui riprende Pogacar, che insomma è vero che sono due corridori molto molto differenti, Ganna è uno specialista della cronaca, però fa impressione, Ganna che passa a velocità tripla Pogacar, quello davanti non è un cicloamatore, sarebbe l'ultimo vincitore del Tour de France, ecco. Sì, anche per questo motivo ci ha tratto un po' in gara, perché dalla pedalata Filippo non sembrava, come ha detto lui, che comunque non aveva le sensazioni buone, cioè a me sembrava che andasse molto forte, però è stata una bella cronometro, devo dire, perché anche Evenepoel, che mi aspettavo facesse una bella prova, qui lo vediamo impegnato con un altro tipo di fisico, però questo è indubbiamente un fenomeno, c'è poco da fare, perché comunque è un altro fenomeno che comunque ha riconfermato quello che aveva saputo fare l'anno scorso a Plouay, Stefan Kung, che è andato veramente molto forte. Questo è Almeida, Almeida un po', sinceramente, spento, me l'aspettavo un po' meglio, come del resto anche Pogacar, perché Pogacar sinceramente l'abbiamo sempre visto dominare o comunque andare forte al cronometro un po' più mosse. Questa era una cronometro proprio per specialisti puri, grandi passisti, grande velocità, e quindi un po' ce l'aspettavamo. Però sai, da un vincitore, come hai detto te, del Tour de France, insomma di quello che ha fatto e di quello che è, mi aspettavo qualcosina di più. Poi comunque la rassegna europea non è finita, c'è domenica, quindi c'è sempre la prova del 9. Pensi in questo caso che Pogacar abbia fatto la cronometro in preparazione? Cioè che quella di oggi sia stata una prova generale? E che comunque a livello di colpo di pedale può darti qualcosa? Ma quello sì, perché sai, quando uno poi è un po' che non corre, fare una prova sotto sforzo come quella di oggi di sicuro è un buon richiamo per la corsa di domenica. Oggi, sai, essendo giovedì, c'hai ancora due giorni di recupero, probabilmente sarà un altro Pogacar quello che vedremo domenica. Sono rimasto un po' male per aver perso la medaglia d'oro Filippo Ganna, che non ha fatto un dramma, però non era sicuramente contento, e anche per Affini mi aspettavo qualcosa di più da Affini, però era sicuramente una cronometro, quella di oggi, di grandissima qualità. Mancava Van Aert, sì, vogliamo proprio andare e Roglic. Beh, è Roglic, Roglic che è campione olimpico. Sì, Roglic chiaramente che è campione olimpico, però non è che si può chiedere tutto. Poi sai, ci sono anche i campionati del mondo, come hai detto prima, ci aspetta un finale di stagione scoppiettante, perché la prossima settimana, domenica 19, ci sarà la prova a cronometro, quindi non è che c'è tanto. Oggi che giorno è? 9? Oggi è 9. Fra 10 giorni c'è la rivincita, non è che c'è,
c'è da aspettare tanto. Il campionato del mondo è sicuramente un palcoscenico ancora più importante, lì troveremo un po' tutti quelli che mancavano oggi. Però devo dire che tutto sommato come Italia abbiamo un bel bottino, perché la Guazzini ha vinto la medaglia d'oro, ieri la Pirrone è arrivata terza, ha preso una medaglia di bronzo, oggi abbiamo preso una medaglia d'argento, ieri abbiamo preso una medaglia d'oro. Insomma, tutto sommato all'Italia non possiamo che essere grati anche di queste medaglie. Poi insomma, Kung era il campione europeo in carica. Certo, assolutamente. Forse Luciano è un nome, benché sia un grandissimo specialista, forse l'avevamo un po' tutti, anche Riccardo che era in cronaca insieme a Luca Gregorio, ma anche io devo dire la verità, e anche la regia che ci ha dato ragione, l'avevamo un po', abbiamo detto vabbè, snobbati forse. Ganna ed Evenepoel se la giocano, abbiamo battuto Evenepoel e loro è nostro, e forse è un po' poco reclamizzato, però questo è un ragazzo che ha vinto il T2 europeo cronometro. No, ma poi è uno che va forte anche nelle cronometri dei grandi giri, al giro, al tour, è un grande atleta. Quindi magari qualcuno si aspettava nella giornata di oggi una vittoria di Filippo Ganna, perché è stato anche molto pubblicizzato nei giorni precedenti, però effettivamente se non trovi il colpo di pedale giusto, perché secondo me Filippo oggi mi ha deluso nella seconda parte dove c'aveva anche probabilmente un po' di vento a favore, quindi il suo fisico doveva rendere molto ma molto di più nella seconda parte, invece nella seconda parte ha peccato un po'. Poi una cronometro di appena sopra i 20 km, non dico che sia quasi un cronoprologo, però sulle lunghe distanze la gestione della prova è molto diversa di quella di oggi, perché quella di oggi c'era da partire a tutta, non hai né tempo di poterti regolare bene la prova, quindi vabbè, comunque non è da sottovalutare una medaglia d'argento. No, ci mancherebbe prova. E che forse anche noi, ovviamente appassionati di questo sport, e lo facciamo inconsapevolmente, però sapendo di avere un fenomeno a cronometro, tutto quello che non è oro o primo posto la viviamo come, forse per penuria su strada, diciamo vabbè, meno male che c'è Filippo Ganna che adesso vedrai che vince la cronometro. No, però è probabilmente, poi non è così automatico come vorrebbero i tifosi. Il discorso è questo, che noi dobbiamo anche capire che alcune stagioni fa il discorso delle cronometro in Italia era veramente un disastro. Invece in questi ultimi anni il settore cronomen in Italia è cresciuto molto, quindi abbiamo questa bellissima espressione che è Filippo Ganna, poi c'è Affini, però ci sono corridori che si stanno impegnando molto in questa disciplina sportiva. Il problema è che poi sono migliorati anche... Cioè anche Sobrero sta andando molto bene. Sì, ma poi è migliorato si è alzato il livello generale. In tutti i paesi hanno investito molto su questa disciplina e oggi abbiamo veramente delle prove a cronometro, oggi 55 hanno fatto 54 55.1 di media. Sì, hanno rischiato di fare 55 di media. E addirittura ho visto le prove dei ragazzi juniores a cronometro, hanno superato i 50 km orari, quindi probabilmente in questi ultimi anni c'è stato un lavoro tecnico su queste prove veramente importanti, non solo in Italia ma in tutti i paesi, anche perché poi si è capito oramai che purtroppo poi per vincere delle grandi manifestazioni come i grandi giri ci vogliono corridori che devono avere questa predisposizione da cronoman, perché altrimenti certo. Difficilmente poi vai alla vittoria finale di un grande giro e quindi è stata una bella prova secondo me da parte di Filippo e come ha detto Riccardo sicuramente una bella rassegna che oggi si è conclusa con le prove a cronometro, però ricordiamo pure che domani inizieranno le prove su strada. Sì.
con la prova junior domattina, junior donne e poi gli under 23. Invece sabato avremo gli under 23, donne elite, prova su strada appunto, e domenica grande prova dei professionisti, dove obiettivamente abbiamo anche una squadra che mi dà molta molta fiducia, con un Colbrelli in grande condizione, reduce da una vittoria eclatante al Giro del Benelux, dove è riuscito a portare a casa una vittoria importante, sfruttando la penultima tappa con un'azione veramente poderosa, e quindi si presenta a questa edizione di Europea con una grande condizione, una condizione che gli è venuta al momento giusto, e secondo me potrebbe essere sia lui che Trentin gli uomini faro di questa nazionale. Ricordiamo pure che alla prova su strada parteciperà anche Moscon, Ulisse, Cattaneo, Aleotti, Baggioli e appunto Ganna, che secondo me sì, potrebbe essere un uomo importante. Abbiamo la schermata che avevamo fatto vedere dei convocati la settimana scorsa, poi magari ve lo facciamo rivedere per capire più o meno, per rinfrescare la memoria, ma per chi ci segue ovviamente magari i convocati li conosce a memoria, però magari con un chilometraggio anche modesto per per assegnare un titolo europeo, perché 180 km mi sembra proprio un chilometraggio eccoli qua, un po' strano per una manifestazione così di prestigio. Comunque è una squadra che secondo me è molto affidabile, e penso che il commissario tecnico Cassani possa vivere ore di vigilie con tanta serenità, ecco. Noi ce l'auguriamo ovviamente. Allora, prima ci ha scritto Stefano da Pescara, che saluto davvero tanto, ci fa ovviamente sempre piacere rivederlo, ci saluta e ci pone una doppia domanda. Ruggero, la giro a te: come vediamo tatticamente la gara di domenica? Cioè, prova a proiettarti su domenica, sulla prova di domenica, e ci chiede, se fossimo noi commissario tecnico, anzi facciamo così, se fossi te commissario tecnico, come dovrebbe interpretarla l'Italia? Ma questa domanda, innanzitutto, come la vedi? Questa domanda doveva essere fatta a Magrini, che si è proposto commissario tecnico. Perché te no? No, io non sono in grado, no. No? No. Ma perché comunque adesso c'è un casting, poi sostanzialmente, certo, adesso usciti tanti nomi. No, Pippo Pozzato. Sì, Pozzato, Fondriest, insomma. Magrini. Sì, vabbè. No, in realtà Riccardo è quello dei tra i due litiganti, il terzo gode. Lui è dietro le quinte. Quando saranno fuori tutti, tutti fuori gioco, e non ci sarà più nessuno, lui si proporrà, praticamente andrà a colpo sicuro. Comunque, ma detto questo, aspettando la sua investitura, come la vedi e come la giocheresti te? Detto questo, noi abbiamo una bella squadra, abbiamo due capitani, Colbrelli, come appena detto Luciano, ha vinto una bellissima gara a tappe, poi se l'è anche giocata con fatica, perché Moric, il suo compagno di squadra, gli ha dato anche del filo da torcere. E abbiamo Trentin, che anche lui è un corridore veloce, che si può intrufolare nelle fughe. Abbiamo Masnada, abbiamo una bella squadra. Forse solo noi e la Slovenia, con la Slovacchia, con Sagan, abbiamo dei velocisti. Quindi è una squadra che può anche cercare di contenere la gara e arrivare in volata, perché poi il percorso non è durissimo, credo che ci sia una salita di 4 km al 4%. Tutte le altre squadre, tutte le altre nazionali hanno corridori molto propensi alle fughe o piuttosto a salite, quindi noi possiamo giocarci sia il discorso fughe, sia il discorso attacchi, e sia anche un eventuale arrivo in volata. Calcoliamo che noi negli europei abbiamo fatto sempre bene, perché abbiamo vinto con Viviani, abbiamo vinto con Trentin. Siamo una squadra avvocata un po' agli europei. Quindi come me la giocherei? Me la giocherei su due fronti. Me la giocherei cercando di portare il più possibile Colbrelli
davanti, perché può giocarsi sicuramente in volata, e sicuramente cercare quindi di contenere un po' quelli che possono essere gli attacchi eventuali. Riccardo, te da commissario tecnico in attesa, ovviamente, in coda, anche te sei d'accordo con questa tattica che ha disegnato Ruggero? Intanto vorrei fare la corsa dura. La corsa breve così deve essere fatta dura. Noi abbiamo corridori in grado di poter fare la differenza, con Colbrelli in grandissima condizione, Trentin che viene fuori dalla Vuelta e quindi ha sicuramente una buona condizione, l'abbiamo vista alla Vuelta. Poi non dimenticherei nemmeno su queste distanze Diego Ulissi, perché sì, Diego Ulissi non se ne parla mai, o comunque se ne parla poco, però è uno che in volata in un gruppetto lo risolve, e anche in un gruppone potrebbe essere. Su questa distanza il suo tallone d'Achille è sempre stato quello del superiore a 220 km. Questa è una distanza che lui predilige, è un corridore che va forte in volata e potrebbe essere l'uomo di rottura insieme a Moscon, perché tanti potrebbero guardare Trentin e Colbrelli e loro magari potrebbero approfittare di questo marcamento. Le altre nazionali, il Belgio, vanno tutti per Evenepoel, e quindi penso che sia quello, perché l'obiettivo Belgio sono i campionati del mondo in Belgio, in casa, e quindi là è un'altra roba. Se volevano venire a vincere l'europeo portavano Van Aert, e quindi poteva essere, visto che come va, perché ha battuto alla Philippe l'altro giorno in una maniera entusiastica, secondo me. Credo che la nazionale di riferimento siamo noi, primo perché si corre in casa e poi perché abbiamo una squadra forte, squadra che potrebbe essere importante il ruolo di Ganna al recupero, lo stesso Aleotti, ci sono corridori come Cattaneo che può lavorare a favore delle punte. E quindi quello che ha detto Ruggero, un po', insomma, non è che ci abbiamo da fare tanti discorsi, perché comunque con Trentin e soprattutto Colbrelli in queste condizioni sono loro i due fari. Però si possono inserire molto bene quello che ho detto, Moscone, Ulissi e lo stesso Bajoli, che viene da una Vuelta anche lui fatta molto bene, è un ragazzo anche abbastanza veloce. Quindi noi abbiamo tutte le carte in regola per tutte le eventualità, nel gruppetto, nella fuga. Non possiamo permetterci di non essere presenti nelle fughe che ci saranno. Dovremmo essere molto svegli, molto bravi. Nell'eventualità che si rimanga fuori ci sono corridori in grado di poter chiudere. Però dobbiamo fare una corsa dura, per conto mio, perché sia Colbrelli che il Trentin prediligono una situazione d'attacco, lo stesso Moscon uguale, che corre in casa. Io credo che sarà importante essere di personalità, ma di solito agli europei la nostra squadra ha sempre fatto vedere delle belle cose, quando ha vinto con Viviani, quando abbiamo vinto con Trentin stesso, in percorsi e su percorsi meno esigenti come quello di questo qui, perché sai, due volte fai il bondone, insomma, gira e rigira un po' nelle gambe, ti rimane. Quindi io credo che si debba, è una delle poche occasioni per far vedere la nazionale che prende in mano la situazione, Riccardo, e noi abbiamo gli uomini per poterlo fare. Riccardo, scusami un attimo, ma come mai secondo te un chilometraggio così limitato per una prova europea, che mi sembra, non dico che sia il mondiale, però 180 km obiettivamente oggi li fanno anche i dilettanti, non dico di fare 240-250 km come un mondiale, però magari una prova 200-220 km era più indicato per una prova così interessante.
Sono d'accordo con te, però non mi chiedere perché e come mai, perché non ti saprei rispondere, non lo so, questa è una cosa che hanno fatto gli organizzatori insieme alla WEC, quindi credo che se loro hanno fatto questa cosa forse era per invogliare magari più partecipanti. Sai, se fai un percorso duro, magari tanti ti dicono c'è il mondiale fra 10 giorni, anzi, chi se ne frega, capito? Cioè, quindi credo che abbiano voluto fare un po'. Sono stati un po' accattivanti, diciamo così, in questo senso, perché sai, fosse stato un europeo distante, magari con un paio di settimane di differenza, però se ci pensi il 12 e poi dopo insomma, non c'è tanto tempo per andare poi al mondiale, no? Eh no, sono 2 settimane. Quindi sai, credo che l'abbiano fatto per quel motivo lì, soprattutto, però non ti so spiegare il motivo. Anch'io da tecnico, insomma, da corridore, ex corridore, sappiamo tutti noi che dopo 200 chilometri, 220 chilometri è un'altra corsa, cioè quelli che resistono dopo 220 chilometri sono altri tipi di corridori, quindi credo che l'abbiano fatto soprattutto per invogliare un po'. Non escluderei, ci sono dei corridori come Sam Bennett per esempio che bisogna staccarlo, che uno che se arrivi in volata è lo stesso Sagan, vedi, cioè se ci fossero stati chilometri in più magari corridori come quelli che ho detto avrebbero magari glissato. C'è anche un altro corridore, Riccardo, che sta andando forte secondo me, è Moric. Moric è lo stesso, cioè la Spagna per esempio c'ha qua, ha portato Cortina che è un corridore da non escludere, molto veloce, questo Soto che alla Vuelta ha fatto vedere tantissime fughe, i corridori ci sono nascosti. Quello che hai detto, Moric è un corridore che mi ha impressionato ultimamente, veramente molto forte. Poi Pogačar non credo che sia venuto qui a cambiare aria o a fare una gita nel bellissimo Trentino. No, però qui ti chiedono addirittura da casa un pronostico su chi vince, non l'europeo, il mondiale. Il mondiale in Belgio credo che ci sia un corridore che l'anno scorso è arrivato secondo perché è stato un po' messo nel mezzo. Quest'anno credo che lo voglia vincere in tutte le maniere, sarebbe una bellissima maglia iridata perché Van Aert se lo meriterebbe anche come stile di corridore. Però attenzione, perché mi sembra che Sagan sia ritornato un po' cattivo. Sai, il mondiale è una corsa particolare. È vero, cioè il mondiale dell'anno scorso era un mondiale molto duro, esigente e la selezione veniva naturale. Difatti è venuto fuori un campione del mondo che se lo meritava anche l'anno scorso perché la Philippe è stato molto bravo. Van Aert è arrivato secondo. In Belgio temo che un po' dalla spinta del... Poi sai, a volte non lo so, insomma anche Luciano... avrebbe voluto vincere il Matteotti, però l'ha vinto Marzò. Le origini anche lui il mondiale in Belgio, vista la, sì, lui avrebbe fatto, lui sicuramente fra le miniere là sarebbe stato un protagonista, però ecco, a parte le battute io credo insomma non è difficile dire Van Aert, però credo che quest'anno, a parte Van der Poel che non sta bene per la schiena e tutto, sarà un bel mondiale da vivere perché mai come quest'anno sulle corse in linea abbiamo visto tanti corridori buoni e quindi sarà sicuramente un bel mondiale, ma prima di arrivarci passiamo questo europeo. Eh sì, peraltro tra l'europeo e il mondiale, lo ricordiamo sempre, tra il 12 che c'è l'europeo, il 26 che c'è il mondiale, il 19 è vero che c'è la prova a cronometro, però c'è anche il trofeo Matteotti
che è la classica premondiale, e se tanto mi dà tanto, 2 anni fa Trentin, che vinse a Pescara il trofeo Matteotti, poi andò veramente, e ce l'abbiamo ancora, altro che la medaglia d'argento di Ganna, ce l'abbiamo ancora qui, il mondiale nello Yorkshire lo sfiorò veramente d'un soffio, praticamente regalandola a Pedersen. Vorrei ricordarti, Jacopo, che in quel mondiale lì, no, tanto perché a volte magari uno dice, ma Kung, c'era anche Kung. Sì, sì, c'era anche Kung, è vero. E vorrei ricordare anche a quelli che magari pensano che oggi ha vinto un corridore, insomma, un outsider, non era un outsider. Kung ha vinto la Valenziana quest'anno davanti a Massa, a parte che Massa aveva forato, però avrebbe vinto lo stesso, dominando a cronometro proprio la breve corsa a tappe spagnola. Cioè, si sta parlando di Stefan Kung, di un corridore molto importante, è anche giovane oltretutto, quindi quello che ha fatto oggi a cronometro non è una novità. Anche se diciamo così, tutti davano per pronostico Filippo Ganna, l'ho voluto puntualizzare perché anche in quell'occasione Stefan Kung, secondo me, non so come la pensano Luciano e Ruggero, se avesse creduto in se stesso, c'è stato un momento dove noi forse abbiamo sbagliato quell'occasione, perché avevamo Moscon lì a pochi metri, aveva perso qualche metro, e Kung avesse approfittato di fare una delle non ci ha creduto, secondo me, sì. Io l'ho detto anche più volte, per conto mio la rivalità Pedersen-Trentin, magari Trentin che poteva aspettare Moscon, lui avrebbe potuto approfittare di quella situazione per andare via. Lasciavano Pedersen lì, a quel punto Trentin, sì, avrebbe avuto strada molto più comoda. Guarda, noi Pedersen quel periodo non lo conoscevamo per il valore che comunque poi ha dimostrato, perché oggettivamente è chiaro che non è stato il campione del mondo come lo è stato quest'anno, come lo è Alaphilippe, per carità, però comunque le sue gare in volata le ha vinte Pedersen dopo, quindi oggi possiamo dire oggettivamente che Pedersen è un corridore molto molto veloce. No, sai che cosa? Quindi quel giorno che ha battuto Trentin, che anche io, come voi, come tutti, abbiamo detto, ma come ha fatto a perdere il mondiale da Pedersen? In realtà Pedersen, certo, è un corridore, ripeto, non della valenza di Alaphilippe o di altri campioni del mondo quali Sagan, piuttosto che, però col senno del poi ci poteva stare che perdesse il mondiale da Pedersen. Ma poi sì, soprattutto con quella giornata, Ruggero. Con quella giornata tirata. Van der Poel a quella pochi chilometri dalla fine saltò. Sì, sì. Poi abbiamo visto e abbiamo capito chi è Van der Poel. Certo. No, che poi neanche a tanto troppi pochi chilometri è saltato abbastanza molto. Sai che cos'è? Mancava un giro. Sai qual è il problema in quel caso? Ma anche, spiego quello che intendevo con il secondo posto di oggi di Ganna, molto spesso, io lo ripeto sempre, molto spesso è la percezione, te hai ragione a dire è perché in quel mondiale, così come oggi, probabilmente in quel mondiale dicevamo, vabbè, è una sfida, magari Trentin, sì, Van der Poel, a un certo punto salta Van der Poel e automaticamente chi sta a casa, poi chiaramente voi siete tecnici, io no, siete qui per chiarire che spesso quando si perde da questi corridori hanno capacità e qualità che possono batterti serenamente senza che tu ne debba fare un dramma. Però la percezione che si ha da casa in quel caso e questo pomeriggio è, vabbè, ma con chi abbiamo perso? Ma è una percezione errata, eh? Ma anche per tornare al discorso della cronometro di oggi, che poi è un discorso che abbiamo già passato, come diceva Luciano e come diceva Magrini, cioè Kung era il campione europeo uscente. Certo. Quindi parliamo di un atleta importante per quel genere di disciplina. È chiaro che noi, avendo Ganna, che è un personaggio ingombrante, e non abbiamo mai avuto un ragazzo così forte a cronometro, forse dobbiamo tornare ai tempi di Moser, che ha vinto tutte queste tappe al Giro d'Italia, ha vinto il Mondiale,
ha perso un'Olimpiadi perché comunque era, è uscito dal podio, ma perché comunque era duro l'Olimpiade. Sì. Da oggi ci aspettavamo una vittoria quasi certa. È chiaro che poi la delusione viene fuori. Certo, certo. Va bene, ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, torniamo tra poco.25 anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Glindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Glindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Glindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Glindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Glindex è a Manoppello, via Vallone 16. Sapete cosa caratterizza la CAMS Stampi? L'alta professionalità, la ricerca dell'eccellenza e il personale altamente qualificato. I nostri partner, conosciuti in tutto il mondo, che ci affidano i loro lavori. Il nostro team è sempre pronto a dare il meglio. CAMS. Progettiamo e realizziamo per i leader di settore. Seconda parte di Velo, io sorrido perché durante la pubblicità, a parte i discorsi, ma poi
si rientra sempre quasi in extremis, quasi che lo studio corre il rischio di andare in onda totalmente vuoto. Sarebbe un unicum televisivo, uno studio riappare e non c'è nessuno. Sarebbe un esperimento oggettivamente da fare prima o poi. Vabbè, buon Maurizio, inquadrate e poi no, entriamo. A parte che mi ha ricordato che non avevo salutato e ringraziato Maurizio da qui in regia, quindi grazie Ruggero, lo saluto. Grazie a Maurizio. Che ci supporta. Dicevi? Come sarebbe televisivamente parlando per chi sta a casa? Rientri Maurizio, inquadra te e poi Luciano. Poi mette immagini a copertura, poi intanto vi sedete, rilassate, poi con calma riprendiamo il discorso. Riprendiamolo veramente il discorso, perché questo pomeriggio c'è stata la presentazione alla sala consigliare del Comune di Pescara dell'edizione numero 74 del trofeo Matteotti. Insomma, già il numero dell'edizione la dice lunga su quello che rappresenta per la nostra regione, la classica abruzzese come è stata ribattezzata, perché è vero che si corre sulle strade di Pescara e di Montesilvano, ma è anche vero che oramai è un patrimonio collettivo di tutti noi abruzzesi. C'è una pre-starting list, c'è anche la nazionale italiana, sono 20 le squadre che parteciperanno. Questo pomeriggio sono stati insomma confermati il percorso, che è quello solito, che soprattutto d'estate faceva così male per le temperature molto elevate, a settembre molto molto meno, ma è comunque molto selettivo. Ruggero, vengo da te perché, come dicevamo all'inizio, te sei l'ultimo abruzzese che l'ha vinto il trofeo Matteotti in un'altra parte dell'anno, in un altro segmento dell'anno, molto più caldo, quello di cui parlavamo prima. Era il 3 luglio, era comunque i primi di luglio. Immagino che facesse un bel freschetto, però insomma, che cosa rappresenta per te, per i ciclisti abruzzesi, per noi abruzzesi, una corsa come questa? Ma innanzitutto ringrazio gli organizzatori, da Stefano Giuliani, Ricci, Daniele Sebastiani, che tengono in vita questa manifestazione che appunto stimolava i nostri sogni da tenera età, perché quando io ero un bambino andavo a vedere questa gara, quindi saltavo, già correvo in bici e saltavo quella domenica la gara per andare a vedere appunto il Matteotti e vedere i campioni, vedere Sorensen piuttosto che Saronni, Moser, Bugno e quindi è una manifestazione importantissima. Non ti ho mai chiesto chi era quello che guardavi con più attenzione, con più partecipazione, cioè per chi faceva il tifo molto più prosaicamente. Ma quando ero piccolo mi piaceva Sorensen. Che poi ci ho anche gareggiato insieme, ci ho fatto diverse gare, tra cui un Haute-Var, mi ricordo, che è una gara che si fa in Francia. E mi ricordo che mi ero staccato con Rolf. E Rolf era un cagnaccio in gerchio ciclistico, nel senso che era uno che non mollava mai e quindi mi ha insegnato a stare in mezzo alle ammiraglie. Abbiamo fatto quasi tutta questa gara in mezzo alle ammiraglie, inseguendo e tenendo dura. Vedevi il Matteotti avresti mai pensato poi di vincerlo? No, assolutamente. Perché? Ma non pensavo neanche di passare professionista, quindi. No, vabbè, quindi però. Figurati, insomma, di vincere. E poi quando sei passato professionista ci hai mai pensato, questa corsa magari no, ce la posso fare? No, perché prima tu hai parlato di Luciano Rabottini, che non ha mai vinto un Matteotti o comunque ha fatto anche bene, però ha fatto un quinto, un sesto, qualcosa. No. Il primo anno veramente ho fatto tredicesimo, perché? Mi sembra, ma siamo arrivati 15 corridori, quindi il penultimo alla fine. Perché pioveva, perché sennò no, faceva caldo anche in quelle edizioni. Perché il problema è la temperatura, appunto. Sì. Collocandosi in luglio fa molto caldo il Matteotti. E quindi io ero un corridore che andavo bene inizio stagione col fresco e poi il finale di stagione. Non mi sentivo a mio agio con il caldo. Invece quell'anno, non so perché, molto probabilmente non era caldissimo o avevo fatto mi ricordo che ero stato in montagna, avevo fatto un mese a Campo Imperatore, quindi a 2000 metri. Poi ero stato in Slovenia, avevo vinto e sono venuto al mattino. Tra l'altro noi l'abbiamo in macchina, Maurizio, avevi domandato anche a Maurizio di recuperare delle tue vecchie VHS. Qui c'era il tuo successo nel 2005. Ecco qua, questo è l'Albo d'Oro. Eccoti qua, 2005. Battuto Paolo Bailetti e Fortunato Bagliani. Sì. Sembrano sciogli lingua, Marzoli, Bailetti, Bagliani.
No, l'anno prima l'ha vinto Danilo. L'ha vinto Danilo Di Luca, che era, è stato escluso dal tour, e fece un grande Matteotti. E l'anno dopo io, Bettini, Pozzato. Comunque in quegli anni lì c'era un ottimo albo d'oro. Subito dopo, chiaro, con l'avvento del Pro Tour che si è fatto sempre più forte, delle gare in Italia hanno comunque subito questa tendenza. Però negli ultimi anni sto vedendo che sta tornando forte. Abbiamo avuto la vittoria di Trentin, che poi, come abbiamo ricordato, ha fatto secondo al mondiale. E quest'anno anche abbiamo degli ottimi corridori. Tornando al percorso, parliamo di circa 200 km di gara, parliamo di 12 giri, sui 3000 metri di dislivello. È una gara fatta un po' a gradoni, con tre salite in un circuito di 12-13 km. È una gara che si fa sentire, indipendentemente adesso dalla stagione, fresco o caldo. Ah, eccole qua, guarda qui. Ah, l'ha ritrovata veramente? Certo, altrimenti noi qui che siamo a fare? Vabbè, ecco qua. Un volato a tre. No, è comunque stata una vittoria per me inaspettata. Guarda mia zia sulla sinistra. Ah, è quella che sventola! Sì. Mia zia Marcella, sorella di mia madre, tra l'altro la moglie di Enzo Dinisio, lo sponsor Mocambo della mia maglietta, quindi quel giorno lì, chiaramente vestendo i colori dell'Acqua e Sapone e Caffè Mocambo, erano tutti contenti, gli sponsor abruzzesi. Dove l'hai vinta questa corsa? Cioè, su che tratto? Ma guarda, è tutta una gara tirata, io ho fatto tutta la gara in maniera completamente diversa dal mio modo di correre. Ho fatto una gara all'attacco, una gara stravagante, una gara sempre col 53, gamba piena. E l'ultimo giro eravamo tutti in un fazzoletto, in 30 secondi c'era uno sparpaglio, c'erano diversi corridori, tra cui appunto Bailetti e Bailiani che erano davanti, io ero con un gruppo dietro di una quindicina, e sull'ultima salita ho staccato il gruppetto dove ero io e sono rientrato sui primi. Eccoti qua, immerso. Guarda, Franco Gini. Franco Gini è scomparso qualche anno fa, sì. Lo ricordo con affetto, un grande personaggio nel mondo del ciclismo, è colui che negli ultimi anni ha portato tanti colombiani in Italia. Posso dire che non mi chiedo tecnico. Per niente? È vero? Sono caduti i capelli. No, sì. le sono accorciati. No, sono caduti. No, dai, le sono accorciati. Eccoti ancora qua. Ciao, peraltro ci sarà una rappresentanza abruzzese, il nostro Dario Cataldo, ma non solo, Emanuele Onesti, Francesco Di Felice, ce ne sono altri, Andrea Di Renzo, che parteciperanno al trofeo Matteotti. Che cosa vuol dire per un abruzzese partecipare a Matteotti? Anche solo la partecipazione? Perché ma poi è una grande emozione, anche in considerazione del fatto che il Matteotti rappresenta l'unica corsa del calendario nazionale e internazionale dove un ciclista appunto abruzzese può correre in casa. A prescindere da questo, voglio fare veramente i complimenti a tutto il comitato organizzatore, presieduto da Daniele Sebastiani, ma da Stefano Giuliani, Dino Renzetti, che con grande tenacia stanno cercando in tutti i modi di salvarla questa manifestazione. Sappiamo che in Italia sono scomparse grandissime classiche, il Giro del Lazio, Reggio Calabria, Giro di Campania, tutte le classiche in Sicilia, l'Etna, il Pantalica. Tutte classiche, Giro di Puglia. Quindi il panorama delle corse ciclistiche italiane si ferma in Abruzzo, si ferma a Pescara, perché a sud dell'Italia non ci sono più manifestazioni internazionali di interesse come appunto può essere il Trofeo Matteotti. Quindi faccio i complimenti a questi organizzatori che ogni anno mettono grande passione, grande impegno. E perché no anche la classe politica, perché anche la classe politica sta mantenendo molto interesse a questa manifestazione, perché 74esima edizione, ciò significa che non esiste sul territorio regionale abruzzese una manifestazione sportiva così datata. Quest'anno
sicuramente avremo anche una, in base alla star list che tu abilmente ci hai portato, perché tu oggi pomeriggio sei stato anche il conduttore della presentazione di questa manifestazione. Ho provato a fare gli, hai provato come tu sai fare benissimo, e quindi ci apprestiamo a un'edizione particolarmente interessante, un periodo di stagione anche secondo me molto mite dal punto di vista delle calorie, perché il Matteotti ha sempre rappresentato una manifestazione la più calda del panorama ciclistico nazionale, perché effettivamente al mese di luglio a volte abbiamo affrontato questa classica anche con 36-37 gradi, quindi io penso che a settembre sia la data più indicata. Quest'anno addirittura ritorniamo nella data domenicale, invece l'anno scorso c'era stata la data del sabato, quindi io penso che si possa rivivere un Matteotti con grande interesse, con grande attenzione. Noi come sempre seguiremo da molto vicino questa edizione del Matteotti, e a prescindere che anche giovedì prossimo avremo degli ospiti molto interessanti a presentare l'evento. Sicuramente faremo un collegamento con Daniele Sebastiani, con Renato Ricci, con degli ospiti che ci presenteranno questa edizione, quindi speriamo che sarà un'edizione come tutti si aspettano, e viva il ciclismo in Abruzzo, viva il Matteotti. Assolutamente. Peraltro ci scrivono: Matteo, Riccardo, al Matteotti ci vieni, ma credo che tu sia impegnato quel giorno, vero? Con la cronometro del mondiale. Un pochino impegnato, sì, mi dispiace. Io mi dispiace perché ho tre ricordi del Matteotti molto che mi sono rimasti nel cuore. Uno, la vittoria del 79 di Giovanni Battaglina, che correva insieme, cioè correvamo insieme in squadra. Ora mi dispiace dare un colpo indietro, ma siccome si sta parlando di 70 anni, 73 anni, quindi insomma 74. Quella di quest'anno. Ah sì, tu dici 73 anni, 73 edizioni. 73 edizioni di Albo d'Oro, e quindi insomma si va un po' indietro nel tempo, e quindi avendo corso in quegli anni lì, mi ricordo Giovanni che prima sentivo parlava Ruggero che andava di 53, lui sull'ultimo strappo, quello che si c'è il risciacquo, che poi si va su e poi si fa la discesa Colle Caprino dove c'è la curva secca a Rumaiolo in cima, lui lo fece 53-15 e staccò tutti, arrivò con 10 minuti Riccardo, bravo, e arrivò con sì, ma era l'anno che poi andò al mondiale a Valkenburg e lo buttarono in terra. Vinse Matteotti, vinse Lagostoni alla stessa maniera, e quello mi rimase impresso perché dissi: ma come fa? Cioè, era fenomenale. Un altro ricordo invece che mi lega al Matteotti sono i viaggi interplanetari, che con noi, siccome avevamo l'ammiraglia, non c'era l'aria condizionata ancora. L'Opel Cadet. Marco, poi, ma l'hai fatto venivamo... il Matteotti? Come? L'hai fatto mai il Matteotti, sì? Non l'ho fatto mai, ti sto dicendo che... No, dico, quante ne fa... Cioè, te lo ricordi con le Caprino bene, sì? È certo che me lo ricordo. Ok, allora, Battaglini 53-15, io 53-19 penso di aver messo, perché comunque 21-23 la catena sta storta, quindi... No, noi 23 non ce l'avevamo neanche, Ciccio, noi andavamo... noi non l'avevamo, no, il 23. Appunto, 53-19 noi avevamo, ti dico, 13-14-15-17-19-21 e rizzati, 42-41 avanti e 53 e però, via e meno. No, allora, 53-19 va bene, cioè comunque un bel rapporto, certo, dai. No, no, ma infatti, ma te non sei mia Battaglina. Battaglina era un campionissimo. Per me Battaglina è stato
forse il più forte scalatore che ci abbiamo avuto in Italia. Poi lui aveva un carattere particolare come Baron Kelly, e chiaramente venivano fuori Saronni e Moser perché erano due fenomeni. Però vabbè, non voglio divagare. Io mi ricordo di Matteotti, sono il Viaggi, che quando c'era da venire al Matteotti non eravamo per niente contenti, perché erano 5 ore e mezzo, 6 ore di finestrini aperti sulla macchina, perché era un caldo pazzesco. E poi un altro bel ricordo che ho avuto, cioè che ho avuto l'onore, non da corridore ma da direttore sportivo, quando io ero direttore sportivo della Magniflex, Franco Ballerini mi chiese di, cioè, no, della Magniflex, scusami, della ho un vuoto di memoria. Comunque Franco Ballerini venne da me e mi chiese se possibile, no, non era non questa, era quella, non era lo squalo di mettere, era Station, la Opel Cadet Station. Comunque Franco Ballerini era il primo anno da commissario tecnico e disse se poteva seguire la corsa con me, e praticamente no, non ero con la Magniflex perché lui correva ancora, e quindi lo salì in ammiraglia, perché mi disse, dice, sai, c'ho da imparare un po', quindi vabbè, questo è un bel ricordo. Comunque Matteotti è sempre stata una corsa, una classica ambitissima, perché chi vinceva il Matteotti vinceva una gran corsa, per la durezza, per il caldo che faceva, per la selezione che veniva fuori naturale. Io credo di aver finito il Matteotti forse tre volte l'ho finito, non è che tre volte, ma ne ho fatti almeno 9 o 10. Quindi, per rispondere alla tua domanda, Ruggero, Sì, io invece mi ricordo, ero un bambino, mi ricordo una bellissima vittoria di Davide Boifava. Io ero proprio un ragazzino di 12-13 anni e mi ricordo che Davide, dopo la corsa, che era un atleta splendido, bello come il sole, alto, vinse un Matteotti anche lui da solo con parecchi minuti di distanza. Però gli sportivi abruzzesi ricordano con immenso piacere la grandissima vittoria, a prescindere di Ruggero, di Danilo, ma quella di Vito Taccone, perché io non me la ricordo perché ancora non ero vicino a questo sport, però tutti si ricordano una giornata, c'era sulle strade abruzzese oltre 100.000 persone, perché erano venute da tutto l'Abruzzo a seguire questa impresa di Vito, che staccò addirittura il grande Felice Gimondi, che anche lui tornava dal Tour, però in quell'occasione Vito Taccone regalò all'Abruzzo, al ciclismo abruzzese, una giornata indimenticabile, e tutti se lo ricordano con un momento di grande emozione di questo sport. 1966, 72 invece la vittoria di Boifava, sono andato a vederlo, lo ricordavo. Cos'era nel 72? Era ancora Magniflex Boifava? O mi forse sa di sì, Riccardo, mi sa di sì. Non mi ricordo bene, ma mi sa di sì. Non ha importanza, però... Vado a controllare... Ricordo benissimo che comunque Davide era anche forte a cronometro, per esempio. Sì, sì. 72 dice Zonca. Con la Zonca. O Magniflex o Zonca, sì, comunque. Maglia blu. Va bene, andiamo a sentirci, visto che l'abbiamo nominato, il presidente del Trofeo Matteotti, Daniele Sebastiani, questo pomeriggio al microfono di Paolo Renzetti. Presidente Sebastiani, 74 edizioni del Matteotti, qualcuno penserebbe che è uno scherzo, invece è tutto vero, di questi tempi, dopo una pandemia questa manifestazione continua ad andare avanti, lei ha detto grazie alle istituzioni e agli sponsor che continuano a credere al Matteotti. Assolutamente sì, grazie ancora alle istituzioni, agli sponsor, ai partner e a tutta la macchina organizzativa del Matteotti, perché negli ultimi 2 anni il Matteotti si è visto veramente brutto, quindi invece con la caparbietà di tutti quanti noi, con l'aiuto delle istituzioni, degli sponsor e quello che ci mettiamo di nostro, sicuramente il Matteotti va avanti e speriamo che nei prossimi anni di dire la parola addio a questa pandemia, di ricominciare a vivere in maniera importante, cercando di far crescere ancora di più il Matteotti. Una manifestazione che quest'anno arriva in un periodo storico importante per il ciclismo, a ridosso di importanti appuntamenti.
Ah sì, l'avevamo già dalla prima annata in cui siamo entrati noi, l'avevamo portata, spostata come data per renderla un pochettino più appetibile anche per i corridori, considerando che si parla di una settimana prima del mondiale, quindi mi auguro che vengano il più possibile corridori importanti in maniera tale da rendere la corsa dura e più bella per chi sta sulle strade a guardarla. Renato Ricci ha detto durante la conferenza stampa: 3 anni fa ho deciso di lasciare il Matteotti a Daniele Sebastiani, che ama questa città e questo sport. Ma io, a me mi viene da sorridere, perché quando sento dire ama questa città, io devo dire che io sono un pescarese doc, un sacco di gente non lo è, quindi mi augurerei che per il futuro tanti pescaresi che hanno avuto tanto da questa città possano ridare qualcosa e contribuire anche loro per queste manifestazioni. Non parlo solo del Matteotti o del mio Pescara, ma parlo di tutto quello che si potrebbe fare qui a Pescara, in Abruzzo, e che purtroppo non viene fatto perché ognuno si gira dall'altra parte. Renato Ricci c'è sempre quando si parla di ciclismo, quando si parla di Matteotti. Lei 3 anni fa ha ceduto lo scettro a Daniele Sebastiani, però lei insomma è sempre in prima linea. Sono in prima linea, la responsabilità è di Daniele, su cui ho puntato, quindi come se fossi io, quindi ci credo e ci ho sempre creduto, e in questo momento posso dire che era l'unico che poteva portare avanti il Matteotti, se no il Matteotti si fermava. Di questi tempi è ancora più difficile organizzare manifestazioni sportive, alla fine con l'aiuto di tutti si è riusciti ad arrivare al traguardo di questa 74esima edizione. Ma sempre nella vita i successi si fanno con le persone che hai intorno, in questo caso io ho avuto tante persone vicine che hanno contribuito a fare il trofeo Matteotti, in questo caso ce n'ho uno che è Dino Renzetti, che continua da Fulvio Perna con me e con Daniele, e poi c'è Stefano Giuliani, che è un appassionato di ciclismo, ex corridore professionista, ama Pescara come l'amiamo noi, quindi è chiaro che veramente adesso il peso ce l'ha Stefano, ecco. E questo era il presidente del trofeo Matteotti Daniele Sebastiani, il presidente onorario Renato Ricci, che saluto, ci siamo visti questo pomeriggio, insomma sempre legato il suo nome e la sua famiglia a questa manifestazione straordinaria. Come detto, sono 20 le squadre, c'è anche una nazionale italiana molto green, ci sarà Giovanni Aleotti che farà il campionato europeo domenica, insieme a lui Battistella, Belleri, Calzoni, Carboni, Fedeli e Piccolo. Questa è la nazionale italiana, ci sarà la UAE, ci sarà la Movistar di Dario Cataldo, ci saranno Trentin e Ulissi, occhio perché, ripeto, saremo a una settimana dal mondiale e quindi sono due che potrebbero avere la possibilità di provare, di testarsi in vista del mondiale. Comunque saremo a vedere. Peraltro c'è un ragazzo molto interessante, che è quel Fortunato, Lorenzo Fortunato, che lo ricorderete, al Giro d'Italia ultimo ha vinto una tappa come quella dello Zoccolan, e quindi insomma per dare prestigio alla starting list del trofeo Matteotti. Luciano, peraltro oggi pomeriggio la cosa molto interessante venuta fuori, l'ha detta proprio il presidente Sebastiani in conferenza, spesso noi sentiamo la lontananza, spesso si sente, gli organizzatori sentono la lontananza delle istituzioni, lui oggi invece ha detto: ho sentito davvero la vicinanza di tutte le istituzioni, regionale, provinciale, comunale, c'è stato, le istituzioni sono state chiamate a raccolta, a protezione di questa manifestazione. Non è al giorno d'oggi una cosa che si sente spesso. Ma guarda che una manifestazione sportiva di questo livello, di questo calibro, c'è una responsabilità comune degli organizzatori, della politica, del pubblico, perché se vogliamo salvarla questa manifestazione dobbiamo essere uniti. Io ritengo che la manifestazione è sempre stata sotto l'attenzione della politica, perché rappresenta effettivamente un pezzo di storia della nostra città, quindi il politico non può girare le spalle a una manifestazione che è riuscita a far ripartire
questa città appena dopo la guerra. Quindi il rispetto anche a chi l'ha creato questo evento, un rispetto un po' a questo sport, soprattutto alla città, un rispetto a una manifestazione che nel tempo è riuscito a crescere, è riuscito a portare a Pescara grandissimi campioni del pedale. Qui è arrivato Coppi, Bartali, i grandi del ciclismo, Gimondi, Moser, Saronni. Qui su queste strade abruzzese sono passati i migliori corridori del mondo di questo sport. Quindi a questo punto la politica è consapevole di questo grande evento e come sempre sono vicini al Matteotti, anche se nel recente passato c'era stato anche con Renato Ricci una piccola polemica, però penso che i rapporti adesso sono veramente istituzioni, evento sportivo, vanno veramente a braccetto. Assolutamente. Ci ascoltiamo le parole, anche dura un minuto e poco più, le parole di Stefano Giuliani questo pomeriggio, lui nella doppia veste, direttore tecnico, organizzatore, corre con la squadra, poi peraltro in conferenza oggi è stato anche simpatico perché il presidente Sebastiani ha detto lui arriva con la sua squadra il giorno dopo, ma per fare gli onori di casa arriva con i suoi il giorno dopo. Ci ascoltiamo Stefano. Dicevi prima nel corso della presentazione, il giorno dopo che finirà il Matteotti sarà un po' più tranquillo. Ma sì, perché poi dopo io sono stato atleta, quindi sai cosa pensa l'atleta, c'ho la squadra, so dall'altra parte le squadre, le esigenze, e adesso sto cercando piano piano con Renzetti di imparare a fare organizzatore, ma non è semplice. Io ho notato che negli ultimi 3 anni ci comincia ad essere interesse, quindi è una cosa bella perché poi rappresenta l'Abruzzo, il percorso visto pure oggi, già lo stanno mettendo tutti in sicurezza, al di là di poi tutto lo staff del Matteotti che dovrà ulteriormente migliorarlo, però no, non mi accontento, cerco sempre di migliorare e ho sempre paura, tra virgolette, di sbagliare qualcosa. Stefano, 74 edizioni e sono tante, e che Matteotti sarà questo? Ma il Matteotti è bello proprio perché è un circuito particolare, ecco, quello che è mancato l'anno scorso, che avevamo iniziato qualche anno fa, è vedere su Monte Silvano Colle o su Colle Caprino mangiare gli arrosticini e magari in seguito proporre proprio la gastronomia abruzzese, perché deve tornare ad essere una sagra, aggregare, perché qua anche, diciamo, pure con i telefonini ci stiamo distanziando, allora dobbiamo stare distanziati ma uniti, quando dopo c'è la passione pur intorno. Io quando correvo, se mi facevano il tifo al Matteotti, c'è anche Renzetti alla lavagna, davo il massimo, magari ho perso i Matteotti, però mi emozionavo e quel giorno diventavo veramente un fuoriclasse. Si emoziona, non abbiamo dubbi. Peraltro, caro Stefano, se ci sta seguendo, sull'enogastronomia noi siamo d'accordo certamente. Grazie per i complimenti. Mi arrivano da casa, grazie davvero. Ne ho visti qualcuno di presentazione, ho visto qualcuno. Saluta Riccardo, Ruggero e Luciano e tutti i telespettatori. Grazie davvero a chi ci scrive. Io adesso non c'è il nome, però insomma lo ringrazio. Ti emozionavi anche te quando c'era il tifo? Tu avevi. Sì, avevi no, dov'era la tua curva? Guarda, era dopo il cimitero, sulla salita si scendeva, poi si saliva al Gran Premio della Montagna, lì. E il tuo? Monte Silvano Colli, però il club. Vabbè. C'era mia moglie, mio figlio. Vabbè, mica volevi avere la curva veramente. Eravamo pochi intimi. Vabbè, perché te quanti ne avevi? Tanti? Ma non ricordo quanti, però ce n'erano abbastanza. Comunque io quando vinsi il Matteotti erano già quasi 10 anni da professionista che avevo fatto. Avevo vinto quasi 10 gare, quindi... Avevi già un tifo consolidato. Ero già una sorta di realtà per quello, certo, che poteva, certo, essere il mio mondo del professionismo. Certo, non ho mai vinto una prova di Coppa del Mondo, quindi non ero un campionissimo, però nel mio piccolo le gare alla mia portata
potevo essere sempre spesso competitivo. Certo, assolutamente, perché te li finivi, lui no, e quindi lo aspettavano per tornare a Luciano, casa. Luciano si cerca sempre di... Cioè lui a Montesilvano Colle si fermava e tornava a casa, o no? No, facevo Montesilvano Colle, facevo la discesa invece di andare a destra verso la pista, andavo a sinistra verso gli alberi. Secondo me loro era un bel periodo, anche perché io poi l'ho vissuto da tifoso, perché c'era Masciarelli, c'era Giuliani, c'era Bottini, c'era Bevilacqua, comunque era un movimento ciclistico importante, e anche loro hanno fatto dei begli anni, hanno fatto una decina d'anni pieni, e quindi era bello seguirli, e avevano fatto anche dei risultati importanti, lui la Tirreno. Ma Masciarelli penso che al Matteotti abbia fatto più di qualche secondo, quindi anche Stefano era uno scalatore, anche Stefano ha fatto diversi piazzamenti, quindi era molto sentito. Intanto mi dicono dalla regia, sì Riccardo. No, gli davano la maglia, perché te non sai, Ruggero, che in quel periodo lì il trofeo Matteotti era il campionato provinciale, capito? Allora gli davano la maglia, anzi era più provinciale che regionale, però il Matteotti per loro era come il campionato del mondo interno. Quindi gli davano la maglia, quando arrivava al secondo aveva vinto, e quegli altri gli giravano le scatole, perché sia a Luciano lì, a Giuliani, a Bevilacqua, a Onesti, cioè, capito? Tutti, quando arrivava il Mascia là davanti, Mascia si trasformava in quella corsa. Mascia, ai tempi il Matteotti molto probabilmente era di 250 km, arrivava il Mascia e diceva: se c'erano altri 50 km col cavolo che facevo secondo. certo, arrivava in Puglia. però questo fatto del duello, perché poi è bello, no? Tra ciclisti della stessa regione. Poi si allenavano sulle strade insieme. Di casa. C'è anche un po' il fatto di essere il primo degli abruzzesi in questo caso. Sì. Dimmi. No, dico, invece nel mio ciclismo, che era Danilo, era Spezia, era i Masciari, i due fratelli Masciarelli, perché Francesco poi è arrivato dopo, sì, c'era un po' di antagonismo, ma non esagerato. Intanto dalla regia giustamente Maurizio mi dice che il messaggio di prima, che non era firmato, è stato firmato dopo, è di Renato Ricci, quindi grazie Presidente. Grazie dei complimenti, ovviamente il saluto è ai nostri ospiti. Hai parlato di Alessandro Spezialetti, oggi peraltro c'era anche Gianfranco Ulisse, che come è un amico di questa trasmissione. Luciano è da un po' di anni oramai che praticamente si è appassionato più di tutti quanti per questo mondo del ciclismo, è nell'Androni e quant'altro come sponsor, e oggi era presente. Allora noi andiamo ad ascoltare sempre al microfono di Paolo Renzetti. Quando si parla di ciclismo, quando si parla di Matteotti, ma quando si parla di tante manifestazioni ciclistiche in Abruzzo, si parla anche di Gianfranco Ulisse. Ma ti ringrazio per queste parole. Niente, siamo al 74esima edizione Matteotti, veramente un evento che l'Abruzzo merita, Pescara l'Abruzzo merita. Però ritengo che bisogna fare squadra, se si fa squadra si va avanti. Mi sta bene tutto, pur la serata, presentazione e tutto, però il Matteotti, a parte l'impegno che ci ha messo lo staff di Sebastiani e Giuliani, ha fatto miracoli, però vorrei un po' più di impegno da parte dei nostri noi imprenditori. Perché, ripeto, l'Abruzzo merita ancora qualcosa di più. Ecco, lei ha un po' anticipato quella che voleva essere la mia altra domanda. Lei da imprenditore continua ad investire nel ciclismo, altri probabilmente lo facevano ma oggi lo fanno con maggiore difficoltà o non lo fanno affatto. Ma prima cosa devi crederci, per me il ciclismo è vita. Mi ricorda la mia infanzia, un'infanzia pure povera, però dico sempre che nel mio mondo, il mondo del vino, tra vino e sport e ciclismo, è un connubio veramente speciale, che e per questo ogni anno cerco sempre di
migliorarmi e contribuire, e lancio sempre l'appello ai nostri colleghi imprenditori di essere un po' più coraggiosi. Queste le parole di Gianfranco Ulisse. Oh, stiamo per andare in pubblicità, Luciano, però te avevi, prima di salutare Ruggero e Riccardo, che tra un po' liberiamo, avevi una domanda da girare a Riccardo? No, ne erano due o tre così molto brevemente, Riccardo, sulle voci di mercato, delle ultime notizie che stanno trapelando nel ciclismo, già che tu sei molto ma molto vicino al ciclismo di vertice. Per quanto riguarda Bernal, si dice che potrebbe arrivare alla Israel, Vini Fantini del patron Valentino Sciotti, quando c'è di vero su questa notizia? Su Pogačar che potrebbe fare tutte le ultime classiche in Italia fino a Lombardia, e addirittura si dice che potrebbe partecipare al Giro del prossimo anno. E per ultimo su Fondriest sempre più vicino a questa consacrazione al commissario tecnico, sembra che lo danno commissario tecnico anche la settimana prossima. Su tutte queste notizie, cosa c'è di vero e cosa c'è di non vero? Beh, di non vero non lo so, però siccome te hai visto una trasmissione dove c'è un nostro amico che le spara, e quindi sono tutte notizie sparate, anche di fantasia, perché Bernal ha un contratto in essere e la vedo difficile che vada in Israel. Però sai, bisogna vedere, perché Lopez per conto mio non avrebbe cambiato con Movistar. Pare che invece ci siano degli interessi con Astana, e dopo il fattaccio della Vuelta potrebbe andare là. Su Bernal non credo che sia vera la notizia, come su Pogačar penso di sì, perché comunque potrebbe fare il finale di stagione con il Giro di Lombardia in finale. Questo bisognerà vedere dopo il campionato del mondo e soprattutto dopo queste corse qui, e quello può essere vero. Fondriest al 90% è sì. Peraltro in settimana, qualche giorno fa, a proposito di ciclomercato, questa non è un cambio di casacca ma è una conferma. A me quello che ha stupito positivamente, perché poi viviamo in un mondo in cui spesso e volentieri si cambia anche solo per qualche lira in più, il rinnovo di Mathieu Van Der Poel con una squadra non World Tour. Questo dà comunque al ragazzo, probabilmente, forse è l'ambiente giusto, io non lo so, però il fatto che Van Der Poel non vada in una World Tour a voi è stupito, sì o no? Insomma, volevo un vostro, ma rapidissimo, perché devo andare in pubblicità. Io, Jacopo, rispondo brevemente: quella non è una professional, quella è una World Tour mascherata. Primo, anche per il contratto di Van Der Poel, che mi risulta sia molto congruo. Quindi non mi meraviglia, come non mi meraviglia il fatto che Sagan sia andato in una professional anche lui. Quindi sai, il ciclismo, le professional oggi hanno dei budget minimi, ma all'estero ci sono delle professional che hanno dei budget simili al World Tour. Ora ti faccio l'esempio della Tinkoff degli anni miei. La Tinkoff era una professional l'anno prima di prendere Contador, però di fatto era, come dite adesso, era una Pro Tour, perché aveva in effetti tutte le qualità economiche per diventarlo. Ok, diciamo che c'è una Serie A che è il World Tour, poi c'è una B1 e una B2, va bene? Passatemela, anche perché devo chiudere. Devo chiudere. Ciao Riccardo, buon europeo! Ci vediamo, grazie. Speriamo ciao, giovedì prossimo Luciano. Di festeggiare. Ciao Riccardo. Di festeggiare. Ciao Riccardo. E ovviamente per l'enogastronomia tu sai che noi siamo a disposizione sempre. Sì, allarghi le braccia. Per l'enogastronomia sai che ci siamo. Grazie Riccardo, grazie a Ruggero. Ciao Ruggero, ci vediamo grazie presto. Grazie a voi, grazie per piacere. Essere stati con noi. Ci fermiamo per l'ultima volta, poi andremo in provincia di Chieti, vicino Lanciano, per una manifestazione che dopo presenteremo.
25 anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te.
Ultima parte di Velo per questa sera, diamo la buona serata e il benvenuto, è la prima volta ai nostri studi, giovanissimo, Alessio Di Toro. Ciao Alessio. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Ovviamente cognome che insomma ci fa risuonare nella mente più di qualcosa, perché tra poco presenteremo, vedremo anche la locandina, il memorial dedicato al tuo papà, il primo memorial Mario Di Toro, terzo memorial Giuseppe Fantini a località Serre. Contra la serie di Lanciano, peraltro organizzazione della SD Moreno di Biase, che saluto e che ringrazio, e ovviamente mi hanno detto guarda che saluta anche la presidentessa, che altri non è che la moglie di Moreno, li abbracciamo tutte e due. Tra poco vengo da te, Alessio, però Luciano, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, weekend contrassegnato a Fossa Cese dal ritorno delle spoglie di Alessandro Fantini. Tra poco vediamo le immagini, sono le foto e sono i video. Io ringrazio Achille Lasetta che ci ha messo a disposizione, grazie Achille. Ecco qua il ritorno di Alessandro Fantini in quella che di fatto è la sua terra. Sì, è stato veramente un momento molto molto emozionante. Faccio di nuovo i complimenti ai dirigenti della società ciclistica Fantini, che da anni stavano lavorando per riportare nella sua terra natale Alessandro Fantini. Sia i dirigenti che anche il sindaco di Fossa Cese, di Giuseppe Antonio, che si è impegnato molto per far sì che appunto le spoglie di Alessandro potesse riposare veramente nella sua terra, dove era nato ciclisticamente. Poi giustamente la sua vita professionale lo ha portato a vivere vicino Brescia, e poi a soli 30 anni è venuto a mancare. Però faccio complimenti a questa società ciclistica, che non hanno mai, assolutamente mai, abbandonato il ricordo di questo grande campione, che voglio ricordare che è stato uno dei più grandi velocisti che la storia del ciclismo italiano abbia offerto. Quindi è ritornato appunto a Fossa Cese, e tutti gli sportivi che avessero voglia di rivedere questo grande campione può tranquillamente oggi poterlo fare andando appunto al cimitero di Fossa Cese. Eh sì, assolutamente. Allora Alessio, vengo da te, perché innanzitutto vediamo la locandina, l'evento che ci sarà. Questo memorial dedicato a tuo papà, la SD Moreno di Biase in collaborazione con l'Associazione Culturale e Ricreativa Serre, domenica alle 15.30, gara, come avete visto la locandina tra poco scendendo scorrerà, gara dedicata alla categoria allievi. Sì, sarà una gara dedicata appunto a mio padre e a Giuseppe Fantini, una manifestazione secondo me doverosa per ricordare due persone che hanno dato molto in questo sport da un punto di vista atletico ma anche dirigenziale, con tutto quello insomma che poi concerneva questo sport. Una manifestazione che rischiava di non poter avere luogo a causa del contesto storico in cui viviamo, e quindi siamo riusciti anche a dare un'impronta maggiore e anche uno stimolo forse per quelle manifestazioni future che dovranno aver luogo insomma nel territorio, per poter dare spazio a molti atleti, molti corridori che hanno tutta una carriera davanti da dover sfoggiare. Prima abbiamo parlato ovviamente di una manifestazione molto diversa come il trofeo Matteotti, però se, per chi ci segue insomma, noi affrontiamo anche l'aspetto organizzativo dal punto di vista delle difficoltà di chi poi in realtà si mette tra virgolette in gioco, vuole fare in modo da tirar fuori una manifestazione quanto più bella possibile, dedicata soprattutto in questo caso a una categoria come quella allievi, comunque le categorie giovanili. E abbiamo sentito il presidente Sebastiani dire le istituzioni ci sono state vicino, però spesso, e infatti ho detto è una cosa che quasi una novità, che spesso si fa fatica a sentire, perché ultimamente non è proprio così. Per quanto vi riguarda? Per quanto ci riguarda, la strada non è stata facile, però alla fine voglio ringraziare molto in questo senso Domenico Fantini, che che è dietro le quinte, io lo saluto. Che è dietro le quinte, lo salutiamo. Virtualmente. Virtualmente, che è stato molto dietro in questo senso, a percorrere un po' tutti questi canali per ottenere autorizzazioni, per ottenere insomma tutti gli appoggi possibili
per poter dar luogo a, a questo evento. Anche perché Domenico, lo vogliamo ricordare, è un grande dirigente sportivo e di questi tipi di esperienze ne ha avuto anche in passato, perché è stato anche organizzatore anche di altre tantissime gare che si sono svolte sul territorio. Sul territorio, certamente, certamente. E quindi ho avuto la fortuna, l'onore, insomma, di avere lui al mio fianco per questa avventura. Ecco, posso chiederti, Alessio, se te come ti rapporti al mondo delle due ruote? Cioè, ci sei capitato incidentalmente, perché comunque tuo papà è stato uno tra i più longevi presidenti del comitato abruzzese, della Federciclismo. Ecco, come ti sei avvicinato poi al mondo delle due ruote? Quasi come, passami il termine, un dovere o un'eredità, una cosa piacevole, una cosa che hai scoperto dopo essere molto bella? Una riconoscenza, perché poi spesso in queste cose si comprendono successivamente l'importanza spesso delle persone, di che cosa fanno e cosa fanno per gli altri in certi settori. Ho capito che era doveroso, proprio come riconoscenza, avvicinarmi a questo ambiente e poter fare anche, diciamo, giocare anche un piccolo ruolo organizzativo che appunto sfocerà domenica in questo evento. Luciano, su questo evento, anche sulla figura di questi due grandi personaggi, perché io ricordo sia Giuseppe Fantini che Mario Di Toro, non li ricordo come atleti, perché loro sono stati dei ciclisti professionisti che hanno onorato moltissimo la loro professione quando erano atleti, ma io li ho conosciuti come dirigenti sportivi. Giuseppe Fantini è stato un grande organizzatore, specialmente in un territorio dove la vocazione al ciclismo è molto, molto sentita, zona di Fossacesia, Lanciano, tutto la Val di Sangro, quindi Giuseppe Fantini è stato uno che si è dato molto e ha fatto tantissimo anche come direttore sportivo, è riuscito a crescere tanti ragazzi, è riuscito a stare vicino con la propria esperienza a far crescere il movimento ciclistico frentano. E poi Mario Di Toro è stato anche il mio presidente, perché anch'io avevo il team e mi relazionavo molto con Mario, e devo dire veramente che questi due dirigenti li ho apprezzati come dirigente. Quando Mario Di Toro appunto è stato presidente di questo comitato regionale per tantissimi anni, è stato un dirigente che stranamente è piaciuto molto ai propri tesserati, perché normalmente il dirigente a volte viene anche molto molto contestato. Invece Mario è stata una figura molto interessante, perché era di un carattere molto, ci sapeva fare con i propri tesserati, quindi è stato uno che ha dato molto a livello dirigenziale, lo ricordo veramente con grandissimo affetto. Questa manifestazione rappresenta un po', se vogliamo, anche dopo quella che c'è stata domenica scorsa nel trofeo Fantini, rappresenta un po' una replica di quel grande evento che c'è stato domenica, di categoria sempre allievi, una categoria dove effettivamente si iniziano a vedere i piccoli campioncini del prossimo futuro. Però voglio ricordare anche la bellissima vittoria che c'è stata domenica scorsa appunto di un ragazzo, adesso mi sfugge anche l'ordine d'arrivo, eccolo qui, Didi Santo, vincitore appunto del trofeo Alessandro Fantini, un ragazzo giovane che si è avvicinato da pochissimo al mondo del ciclismo, perché tra l'altro Di Santo arriva dallo sci da fondo, un ragazzo che sta crescendo sotto la guida tecnica di Aldo Giacchetta, di Antonio Dottore, due dirigenti sportivi che negli ultimi anni ha fatto crescere tantissimi ragazzi interessanti.
Lo voglio sottolineare questa vittoria di Di Santo, perché ho visto un po' di immagini del trofeo Fantini e effettivamente mi ha impressionato come è riuscito ad imporsi in questa manifestazione. Quindi domenica prossima assisteremo di nuovo alla replica di questo evento di categoria allievi e sono sicuro che ci sarà grande battaglia su un percorso di Contrata Sezze vicino a Lanciano, sì. Su un percorso anche molto collaudato, perché anche nel recente passato su questo percorso fu assegnato le maglie di campione regionale di categoria junior, di categoria dilettantistica, quindi un percorso consolidato. Quindi suggerisco a tutti gli appassionati di ciclismo di seguire questa manifestazione, questo evento, per vedere sia a livello sportivo un bellissimo evento, ma soprattutto per ricordare appunto questi due grandi dirigenti sportivi, i grandi atleti del nostro passato. Alessio, categoria giovanile, 6G, percorso da 12 km da ripetere 6 volte. 6 volte. Percorso gara per categoria allievi, spesso e volentieri quando ci sono delle manifestazioni che ricordano dei personaggi si cerca sempre di promuovere le categorie giovanili, quasi come se ci fosse una specie di filo rosso per persone che magari non ci sono più e per chi probabilmente speriamo possano prendere il loro posto, vero? Sì, deve essere un qualcosa che sia un filo conduttore per dare una spinta, appunto, come dicevo prima, a questi ragazzi che devono partecipare, a mio modo di vedere, il più possibile a più gare, a più manifestazioni, che ben vengano, che siano presenti anche nel nostro territorio. Hai un po' lo standing però per essere un dirigente di ciclismo, è una cosa che hai messo in calendario, in agenda, cioè... No, nulla di preparato. No, non c'è mai pensato? Non ci ho mai pensato, adesso che me l'hai fatto presente ci penserò. Ecco, no, ma no, mica non ti voglio mettere assolutamente nei guai, me ne guarderei bene, ci mancherebbe, però ha la personalità, è proprio il physique du rôle, anche la dialettica per... Invece papà non ti ha lasciato come eredità anche una piccola passione per la bicicletta e per praticare questo sport? Vai in bicicletta, lo pratichi? Lo pratico, sì, ma a livello personale, sì. Non mi sono mai spinto, diciamo, poi a livello serio, perché ho orientato la mia vita più su altro, sugli studi, ho portato avanti altre questioni. E va bene, chissà, magari tra qualche anno ti ritroviamo, potremmo dire di essere stati gli assoluti colpevoli. Rivediamo la locandina, Maurizio, visto che siamo in chiusura, domenica 12 settembre, terzo memorial Giuseppe Fantini, primo memorial Mario Di Toro, gara ciclistica categoria allievi, come vedete partenza ore 15:30, località Serre a Lanciano. Percorso di 12 km da ripetere 6 volte, vedete in basso anche il percorso per chi può, per chi ovviamente c'è la SD Moreno Di Biase in collaborazione con l'associazione. Adesso ho perso, Maurizio, se mi togli la locandina, è chiaro, io stavo leggendo e perdo totalmente. Culturale Serre. Come? Associazione Culturale Serre. Esatto. Sì. Grazie adesso di essere venuto in soccorso dello sciagurato conduttore. L'appuntamento ovviamente per domenica, quindi chi può si vada a vedere questa gara, perché le categorie giovanili destano sempre un'emozione particolare, al di là degli aspetti tecnici, un'emozione tutta da scoprire. Grazie Maurizio, ma praticamente dopo un minuto mi ha anticipato Alessio, non ci faccio quasi più nulla. Comunque la SD Moreno Di Biase in collaborazione con l'associazione culturale l'ho persa di nuovo. Va bene, sono le 22:45 e 35 secondi, questa sera con un ritardo contenuto possiamo dire di chiudere la trasmissione. Grazie Alessio. Grazie a voi. E ovviamente in bocca al lupo. Crepi il lupo e buon lavoro a voi. Grazie per la manifestazione di domenica, a tutti i collaboratori, a tutti quelli che parteciperanno, ai ragazzi che parteciperanno a questa splendida manifestazione. Grazie Luciano, ci vediamo giovedì prossimo. Buonasera Jacopo e buonasera a tutti. Buon europeo, però non ho mai detto il nome secco di chi vince l'europeo, così facciamo arrabbiare Maurizio che sforiamo. Speriamo un italiano, dai. Colbrelli? Sì, dai, speriamo. Mettiamo Colbrelli, va bene. Grazie a Maurizio Daquin in regia, grazie a voi che ci avete seguito, ci vediamo tra una settimana, 7 giorni, velo alle 21 su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buonanotte.